per buone. La chiave che mi spaccano le bale, se no. Buttava a tormenta, eh? Beh, si è fatta una bella fine, eh? Boh, anche Rakiti, eh. Vai, non va, come tutte le volte. Io vado in mezzo. Mi sfanda. Che stronzo. Ah, boh, si è appicciata al telefono, eh? Bel cappellino. C'è un buchetto qua. Va, schiantata. Duro di marmo questo qui, eh. Non ribarto il cassetto ora. Ehi, che diavolo è stato? Vai, sei durino, te. Oh, sciangli, no? Va, bel cappellino. Lo voglio anch'io. Se qualcuno sa dove si trova, mi lasci un messaggio. Jody, no! Piccola.
Pensavano ti saresti più svegliata. Chi è? Dove sono? Sei nella mia dimora. Non è certo di lusso, ma almeno è calda. C'è anche il microonde, eh? Ti ho trovato sulla strada qualche giorno fa. Eri in pessimo stato. Ti sei preso cura di me? Beh, qualcuno doveva pur farlo. Non potevo lasciarti lì a morire come un cane randagio. Mi chiamo Stan. E tu? Jody. Bentornata nel mondo dei vivi. Mi fa piacere un po' di compagnia. Vuoi del caffè? È forte. No, fa veramente schifo. Ma ti aiuterà contro il freddo. Andiamo. Scotto bene. Da quanto tempo sei sulla strada? Evasiva. Non lo so. Ho troppo freddo per tenere traccia del tempo. Io ho da quasi 3 anni ormai. Quante volte ho pensato che sarei crollato. Che sarei uscito matto. Ma poi ci si abitua a tutto. Anche a vivere di niente. Sei scappata? Genitori? Fidanzato sballato, roba così? No, bordello. Il mio ragazzo voleva uccidermi. E così sono dovuta fuggire. Beh, hai fatto la scelta giusta. Meglio vivere sulla strada che farsi trattare così dal proprio uomo. Ce l'hai un posto dove andare? Una famiglia? Degli amici che tengono a te? Vabbè, vai. Andiamo sul vero. Beh, forse qualcuno c'è. Non voglio vederlo. Non così. Puoi restare qui se vuoi. Non ho molto da offrire, ma quello che è mio è tuo. Sì, sì. Niente pelo, furbetto. Grazie. Chi c'è? Ma tanta gente. Forse devo andare un po' a giro. Gli altri aiuta. No. Grazie, Stan. Già. Perché mi hai aiutato? Dovevo lasciarti lì a congelare. Potevo aiutarti e l'ho fatto. Tutto qui. Gli altri li conosci? Quello lì è Walter. Certo, alza un po' troppo il gomito, ma è una brava persona. E poi c'è Jimmy. Meglio stargli alla larga se non ha la sua dose. E la ragazza è Tuesday, è incinta. Povera anima. Avrei preferito che non mi salvassi. Sì, lo so, cara. Lo so. Ma devi sapere che ci passiamo tutti.
A volte bisogna solo tenere duro e aspettare che passi. Tutti abbiamo il nostro posto nel mondo. È solo che ci vuole un po' a capire quale sia. Andiamo fuori, vieni, mi hanno rotto sti barboni. Diamo un po' del tossio, se c'ho qualcosa. Sembra scaldarsi. Bah, si stava a boà. No, dall'alcolista. Beh, non la sega nemmeno. Sei tornata dall'aldilà? Alleluia, grazie signore. Benvenuta nel nostro magico regno, signorina. Di uno, vai. Non ho dalla gravità. Ciao. 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 Tu, dimmi qualcosa. Vabbè. Sono un poco interattivi questi ragazzi. Vai. Vediamo. Ah, dice alle vene. Che si fa? Metaglio? Metaglio, vieni. Sì. Heidi, non lasciami in pace, porca puttana. Ehi tu. Attenzione con quell'affare, è molto affilato. Andiamo a giro. Fino alla sua strada. Vediamo, vediamo. Abbiamo un po' da mangiare. Non è rimasto niente. Bisogna fare qualcosa. Vuoi vedere come ci si arrangia qui? Sì, arrivo. Quanto mi fa nammina. Ah. Ci servono circa $5 per comprare qualcosa di caldo. Ok, proviamo qui. Sperando che il freddo renda le persone più generose. Ah, siamo a lavorare? Alzati, freddo, fame. Muoio di fame. Devi resistere finché non ci danno qualche moneta. Prova a non pensarci. Quanto ci vuole raccimolare $5? Non so, dipende dal buon cuore della gente. Potrebbero volerci 2 ore o una settimana. A Livorno anche un mese. Ho così freddo. Ehi, Stanley. Non ha molto senso stare in due nello stesso posto.
Provo a mettermi là. Buona fortuna. Dove ci si mettono? Vediamo. Andiamo a vedere se ci dà un euro. Ma gli spocchiate. Cosa c'è qui? Ma anche la pizza. È solo c'è. È così difficile. Ho visto se era acceso qualcosa. Non succede più niente. Eccolo qui, la postazione di Babbo Maggio. Scriviamo, sono nella merda. Bene, sincera. Please help me. Aspettiamo, dai. Cambieranno per un buino, invece, eh? Vai. Non cala nessuno. Eccolo. Mi dispiace. Tieni. Finito? Basta un dollaro? Che palle, come va piano però. Questo ghigno? È tua la chitarra? Già. Mi si sono quasi congelate le dita per cercare di suonarla. La vuoi provare? Accomodati. Brava. Sicuramente YouTube ci avrà il copyright e rompe le palle. Quindi ci parla anche un po' sopra, magari è meglio.
Sì, non si sente e non mi scassa i coglioni. Sì, fermiamoci. Beh, si è fatto notte, Dio sì. Fifty-fifty, oh. Grazie. Credo basti. Chissà come va Stan. Come va? Non va bene. Tu? La miseria. Jody, dove hai trovato tutti quei soldi? In giro. C'era un tale con la chitarra. Io so suonare, quindi ho tirato su qualche dollaro. Però. Oh, bene, molto bene. Benissimo, davvero. Tu resta qui. Vado a comprare da mangiare. Scappa col malloppo. Perché non posso venire io? Voglio venire. Fammi andare anche a me nel super. No. Hai vinto la lotteria, pezzo di te? No. Ci fottano il cibo, dai. E su! Avete visto come si contorce il barbone? Smettetela e nessuno si farà male. Ma guarda un po'. Il nostro barbone ha la fidanzata. Continua a filmare. Facciamo vedere al mondo intero come si tratta una schifosa. E tre complimenti a me stessa. Non capisco mai la direzione. Incredibile. Ok, spiritello. Di verghe e a casa. Quella troia è matta. Non finisce qui. Io me ne vado. Che figure di merda. Io ho imparato nell'esercito. Sì, ok, ma loro erano in quattro. Quattro contro uno. Quattro imbecilli. Non sapevano come combattere. Sarà meglio andarcene prima che torni. Ok. Si muove e buttati, dai, si fa finita, vieni. Ok, gente, ce n'è servita? Avanti, Jody, serviti pure. Ehi, ho perfino della cioccolata come dessert. Cioccolata? Non, ma che merda ha comprato? Che sapore. Ma che ti è successo, Stan? Una rissa. Non fosse per Jody, sarei lì morto.
Avreste dovuto esserci. Erano in quattro. Jody li ha stesi uno per uno. Bambina, Jimmy. Bambina. Quando nascerà la bambina? Il mese prossimo. È da giorni che non scaccio. Spero che stia bene. Il suo ragazzo la picchiava. Non voleva avere figli. Temevo l'avrebbe ucciso. Ah, Tuesday. Per chi è questo nome? È il giorno che me ne sono andata. Il primo di una nuova vita. Jimmy. Stai bene? Ho freddo. Ho tanto freddo. La droga. Da quant'è che siete qui? Sono arrivato qui circa 6 mesi. Ne vanno fatte tutte per forza, via. Ho incontrato Walter. Jimmy è arrivato dopo. Tu stai qui da quanto? Settimana. E tu che ci dici, Jody? Non ci hai parlato molto di te. Come sei finita in mezzo alla strada? Ho fatto delle cose di cui non vado fiera. Poi ho capito di essere stata usata. So che potrà sembrarvi un po' strano, ma io sono diversa. E questo ha reso la mia vita un vero casino. Hai usato la parola diversa, Johnny. In che senso? Enigma. Sono nata con un dono. O così lo chiamano loro. Ma è una maledizione. Mi ha distrutto la vita. Mi ha reso la persona che sono oggi. Un mostro. Un errore. Qualcuno che odio. Pare che Jimmy non sia l'unico con un problema di droga. Che droga scema, te. Tuesday. Vuoi sapere come sta la tua bambina? Dammi le mani. Faccio sgravidare. Non ti devi preoccupare. È tutto a posto. Ha solo fame. Ma tu come lo sai? Lo so. L'ho vista. No? Curiamo dalla droga qualcuno. Andiamo a letto, vieni. Io cercherò una bottiglia con sopra il mio nome. Grazie per il cibo, ragazzi. Adesso mi sdraio un po'. Buonanotte a tutti. Sogni d'oro. Eccolo. Vai, c'è da fa un parto. Prendete la bacinella. Tuesday, stai. Le contrazioni. Serve un'ambulanza.
Ci serve l'intero ospedale. No! No! No, niente ospedale! Me la porteranno via! No, nessuno avrà la mia bambina! Santo Dio, Chester! Non abbiamo niente qui! A malapena ho una coperta e l'acqua calda! Non abbiamo niente! La mia bambina! Ci penso io, apri le cosce, dai! Resisti, resisti, resisti! Calmati! Calmati, troveremo un modo. Ok, ok, Jimmy. Lungo la strada c'è un edificio abbandonato. Trova il modo di entrare. Ci penso e vai. Walter, tu resta qui con Tuesday, ok? Vieni, Johnny. Nessuno. Provare tutto l'occorrente. E tu, tesoro, non avere il bambino finché non torniamo, intesi? No, ci sto provando. Voi credete di darmi una mossa? Andiamo. Perché non c'è la corsa? Jody, muoviti! Che cosa dobbiamo fare? Lo conosci un dottore? No. Comunque non avrei i soldi per pagarlo. Andato. Che cosa facciamo? Ascolta. Voglio dare al bambino una possibilità, almeno una possibilità, in questo mondo di merda. Voglio che stia al caldo, che abbia pannolini, un biberone, vestiti decenti come tutti gli altri bambini. Non lo lascerò nascere nel pattume sotto un ponte. Okay. Ok, quindi qual è il piano? Non ho un piano. Ma ce la faremo, forza! C'è tutto quello che ci serve qui. Dobbiamo solo entrare. Sfondo io. Dannazione! Ci deve essere il modo, dobbiamo riuscire a entrare. Ci penso io. Perché? Che intendi fare? Sfondo. Ok, facciamo il lavoretto che ci vuole. Deve esserci un interruttore per passare a cinesca. Chi è? Che diavolo, come ci sei riuscita? Te lo spiego dopo. Prendiamo quello che ci serve e andiamocene. Oh, cazzo, cazzo, bisogna aspettare. Come ho fatto a non pensarci? Dobbiamo muoverci, la polizia sarà qui a momenti. Che testa. Su. Ho preso quello che ho potuto. Ok, finiamocela da qui. Oh, eccomi qua. Forza, le si sono rotte le acque. Ce l'hai fatta a trovare l'edificio? Sì, sì, c'è Walter con lei. Forza, sbrighiamoci. Andiamo dall'altra parte prima. Residenti, vuoi? Ci penso io. Appena in tempo, ragazzi. È solo questione di minuti. Ormai ci siamo. E adesso?
Che cosa facciamo? Andate via! Tutti quanti, tranne Jody. Voglio solo Jody. Lo sai che non ho mai fatto una cosa simile prima d'ora? Beh, nemmeno io. È che non volevo che tutti mi fissassero mentre vengo devastata dal dolore. Ok. Ok, tranquilla, tranquilla. Insieme ce la faremo, insieme ce la faremo, ce la faremo. Non sarà poi così difficile. Vai, Ade. Indemoniata anche lei. Forza, denudala. Ok, lascia che ti aiuti a toglierti. Ora esci col pantalone, il figlio. Ma da ganza, facci un parto. Dai, dai, che ci si diverte. Diamo una pulita a questo materasso. Spingi. Avanti, spingi. Subito spingi. Si fa, che respira. Brava. Respira. Ok, respira, giusto, e continua a respirare. Ispira, espira. Ispira, espira. Io sto respirando. Lo sto facendo, cazzo. Oh. Ehi. Bravissima. Ok, stai andando alla grande. La vedo. Vedo la testa. Vedo la testa. Tu spingi. Spingi. Ah, lo devo prendere io. Ce l'hai fatta, giusto? Ah, uscito di già. Vai, Ale. Fatto prestino. Vai, borcondone. Vai, diamogli un par di verghe, okay, subito. Ehi, piccola. Non è stato facile, piccola mia. Ma noi ce la faremo. Io e te. Te lo prometto. Niente potrà più fermarci. Vado a chiamare gli altri. Così piccolo. È una lei. Si chiama Zoe. Cazzo, Zoe, no. È un vero spettacolo. Ehi, attento a come parli, Walter. Guarda che lei capisce quello che dici. No, è molto più di uno spettacolo. È una meraviglia. Non ce l'avrei fatta senza di voi. E Jody. Sei un miracolo, Jody. Il nostro miracolo.
Fatto il mio. Bravo, sono stato. Ma io... Guarda che casino è successo. Andiamo? Subito, subito, via. Stan, svegliati! Che cosa? Oh mio Dio! Dove sono gli altri? Walter è a questo piano. Jimmy, Tuesday e Zoe sono di colpa sopra. Del tossico, scaldarsi il fumo. Vengo con te. No, vado da solo. Ma vai, levati, stacchetati, che già mi stai nervoso. Aiuto! Sono di sopra! Dobbiamo salvarle prima che il fuoco ci divori tutti! Andiamo! Che riflesso! Dove sarà? Mi fa perdere tempo, buttati Tossio. Se lui non si muove, lo faremo spostare noi. Vai. Ora. Che è successo? Va fuori! Adesso! La bambina! Devi salvare la bambina! Qua accanto! Ci deve essere un'altra via! Ah, no, la finestra! Sfondiamolo. Ah,
E noi? Ci buttiamo dal quinto piano. Si indovina mai, eh? Ok. Grazie a Dio. Oh, oh mio Dio. Stai! No! Ma cosa... cosa stai facendo? Stai! Oh, dai, su, che cosa stai facendo? Jody! Jody, povera piccola! Aiuto! Cazzo! Andata a culo, andata, vai! Jody, forza! Povera piccola! Forza, Jody, puoi farcela! Per non te ne andare! Come va oggi, Jody? Bene? Ok, ora ci mettiamo questo. Ti ricordi? È come una corona. Non detto. E adesso finisce. Stai solo sprecando più tempo. Per le nuove volte che non sei pensato. Ci sono regole da seguire. Attenzione, Jody. È una cosa che devi accettare. Non voglio che succeda questo. Sei un miracolo, Jody. Lenti. Sono morta. Ok. Ok, mi avvicino. Siamo di tornare. Boh, tu sgravi in 2 minuti, eh? Non la voglio vedere. Un momento. La mia mamma. Ritardo. Non cambiate idea. Voglio la mia bambina. Segnatela presto. E portate via la bambina. Fatemela vedere. Per favore, fatemela vedere. Voglio mia figlia. Voglio vederla.
era voluto. Perché mi mostri questo? Lei. Lei è mia madre. La vite, Tomb Raider. Questo è il futuro. Aiden. Che fa? C'è un cazzo. Va bene, che si deve fa? Io giro. Volevo tornare. Classi Ovest. Scappa la cacca. Trauma cranico e frattura del naso. È in coma da diversi mesi. Possiamo vederla? Palle. Noi siamo della CIA. È ricercata per diserzione. Abbiamo qui un mandato di arresto, si sa. Ok. Vi porto da lei. Dove siamo? Nell'armadio. Buttati. Allora, lei dove? Strano, questa è la sua stanza. Dovrebbe essere qui. Merda. È scappata dalla finestra. Ma siamo al quinto piano, non può certo scappare dalla finestra. Avvisa gli altri, la ragazza non deve fuggire. Dove siamo di nuovo? Signorina, va tutto ti bene? Sembra? Signorina? Che dici io, eh? Senza tetto. Beh.
Lunghetta, momenti. Guarda lì, 61, tanta roba.